Ciao, sono il maestro Tommaso. Oggi andiamo a scoprire cosa è e come funziona FRID. Andiamo subito nel nostro tutorial a vedere cosa è e a guardare la piattaforma. FRID è una community, è una piattaforma all'interno della quale possiamo comunicare, interagire tra insegnanti, scambiandoci idee e materiali. Mi raccomando, FRID con 3 E. Proprio perché il nome sta per Free Education. Ecco quindi che FRID appunto pone l'obiettivo di creare rete. Possiamo accedere con Facebook, con Google oppure creare un proprio account. Io l'ho già creato, sono già iscritto. Possiamo accedere. Ecco qua la piattaforma che si presenta di fronte a noi. A sinistra abbiamo il numero di utenti registrati nella Community Italia, il proprio profilo con le idee pubblicate, le idee salvate, il numero e i premi vinti in base alle azioni che possiamo fare. In alto a sinistra possiamo fare la nostra ricerca oppure fare una ricerca più approfondita tramite i filtri, la classe, la materia oppure infine il tipo di risorsa, quindi app, attività all'aperto, audio, giochi, libri e tanto altro. Qui centralmente troviamo i vari post, ma appunto possiamo anche fare delle ricerche più approfondite. Qui a destra invece troviamo gli ultimi commenti e in fondo gli insegnanti raccomandati dalla piattaforma. Allora, guardiamo qui in alto, oltre alla spunta per te, che appunto in base alle ricerche ci consiglierà dei post, abbiamo anche i più recenti, poi i post in trend oppure i post più votati. Perché più votati? Perché in fondo a un post, come possiamo vedere, possiamo mettere mi piace, raccomandare un post se lo riteniamo valido, salvarlo oppure commentarlo. Qui abbiamo la home, i salvati, che lo andremo a vedere tra poco, le communities, le notifiche e il proprio profilo. Se vado nel mio profilo troverò l'immagine di profilo, la copertina, le mie informazioni e poi le idee pubblicate, i premi e i salvati. Ecco qua, nei post salvati posso trovarli in modo generico così oppure salvarli nelle cartelle. Questo mi permetterà di trovarli con più facilità. Se andiamo per esempio a creare una cartella, posso scrivere il nome e ecco che appunto lo troverò più facilmente. Qui ho una cartella del Natale, della storia o una cartella più generica. Se dalla home voglio andare direttamente salvati saltando l'ingresso del mio profilo, posso semplicemente cliccare qua e mi porta direttamente in questa parte del mio profilo. Allora, adesso è giunto il momento di vedere come pubblicare un'idea, un post, di fare un post. Posso cliccare condividi un'idea. Andiamo a condividere un'idea e ci si apre questa pagina. In alto possiamo inserire un'immagine. Io per esempio ho questa già pronta, ovviamente di Frid. Posso ingrandirla o diminuirla. Ecco. Inseriamo post di prova e posso aggiungere ovviamente il contenuto e posso aggiungere un allegato, un'immagine o anche il link di un video. Abbiamo poi la categoria per appunto dire come abbiamo fatto nella ricerca, per aiutare la ricerca, selezionare le classi di riferimento, le materie e il tipo di contenuto, nello stesso modo in cui abbiamo visto per la ricerca. Posso anche mettere delle parole chiave. Io proviamo con prova, vediamo un po', o qualunque altra parola chiave che ci interessa, ma noi mettiamo proprio prova e noi la aggiungiamo. E andiamo a pubblicare. Grazie per aver condiviso e io questo post di prova lo troverò proprio nella mia bacheca. Ci metto un cuore anche, lo raccomando a me stesso. Bene, a questo punto andiamo a vedere le communities. Qui abbiamo la possibilità di condividere
idee, informazioni e interagire con le communities. Ecco che ci si aprirà la possibilità di interagire con la community finlandese, la community della Tanzania, la community del Brasile, che nel momento in cui sto registrando è in fase beta, oppure, anche questa è molto interessante, la community degli insegnanti di tutto il mondo che insegnano inglese. Qui potremo trovare molte idee sull'insegnamento dell'inglese anche fuori dai confini italiani, molto importante, molto interessante soprattutto. In fondo a destra troviamo infine questa icona che ci permette di chiedere aiuto per qualunque argomento e inviare un messaggio all'assistenza. Io ho finito, spero che questo tutorial ti sia stato utile. Utilizza Freed per condividere materiali, per vedere le tue idee, come possono aiutare altri insegnanti e per fruire dei numerosi contenuti che sono fruibili su questa piattaforma. Ciao!